Martedì 20 luglio è stato intitolato il molo di sottoflutto del porto di Agropoli a Biagio Manganelli, scomparso il 20 luglio del 2019. Un evento emozionante, molto sentito dalla comunità agropolese e che si è svolto in due momenti. Una prima parte in cui vi è stato l'intervento della professoressa del liceo Alfonso Gatto Giuseppina De Marco, in rappresentanza della dirigente Anna Vassallo, del sindaco Adamo Coppola, della mamma di Biagio Clelia e del rappresentante della Lega Navale Alessio Della Torre. Questo momento si è chiuso poi con una piccola esibizione di alcuni ragazzi del liceo musicale Alfonso Gatto, che Biagio all'epoca frequentava. Hanno partecipato anche i professori Antonio Cuono, Cristina De Marco e Alessandro Schiavo. La seconda parte invece si è svolta a pochi passi dal molo, in cui vi è stata la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco della Chiesa Madre Santi Pietro e Paolo, Don Carlo Pisani, e concelebrata dal parroco di Santa Maria delle Grazie, Don Bruno Lancuba. Questo era un appuntamento, come ho detto nel mio intervento, che ci eravamo dati il giorno della scomparsa di Biagio. Non volevamo assolutamente dimenticarlo e la prima cosa che ci è venuta in mente è quella di dedicargli questo luogo a lui così caro e dove metteva tanta passione e tanto entusiasmo. È quello che io penso, diciamo, che Biagio ha lasciato a questa comunità, quella passione e quell'entusiasmo. Ispira tanti suoi colleghi studenti sul bello, sui sentimenti positivi e quindi è chiaro che sentiamo la sua mancanza, ma la sua scomparsa ci segna ed è un grandissimo insegnamento che non possiamo dimenticare, non vogliamo dimenticare. Ci sono persone che più di altre nella comunità riescono a lasciare un segno, Biagio l'ha fatto. È la testimonianza di tanta gente che così spontaneamente è venuto a vivere questa cerimonia così semplice, ma così bella, così sentita insieme a noi. E come ho detto, io sono sicuro che Biagio è qua con noi in questo momento. Credo veramente e mi auguro fortemente di potergli aver regalato un momento di felicità, sono sicuro che lo è. Un grande abbraccio da parte nostra ai genitori che vivono comunque una situazione di grande sconforto. Però ecco, questo grande affetto che gli abbiamo dimostrato oggi credo lenisca un poco il dolore, perché il fatto che rimane vivo il ricordo del figlio credo sia un elemento, diciamo, importante per loro, che in qualche modo gli dà la forza, insomma, di andare avanti. Devo dire che la nostra comunità, quando, diciamo, viene messa alla prova, quando serve veramente metterci il cuore, lo fa. E questo, di questo sono felice, insomma, perché poi alla fine ce ne diciamo tante, insomma, se ne dicono tante e magari alcune volte parliamo troppo, ma quando è il momento di mostrare però l'affetto verso gli altri e vivere sempre positivi, questo accade, quindi sono felice. Oggi è una testimonianza che questo accade. Volevo ringraziare in primis l'amministrazione comunale, con a capo il sindaco e tutti gli assessori che sin dal primo giorno della tragedia hanno voluto questo. La pandemia ci ha fermati, però mi sono stati vicino. E vorrei ringraziare tutti, adesso l'emozione è tanta, i nomi non li ricordo, però tutti gli assessori, i consiglieri. Grazie. Grazie al signor Ottavio, che pure in pensione ha voluto tanto prodigarsi per organizzare questa manifestazione. Grazie Ottavio. Grazie ai docenti di mio figlio, del liceo Gatto, al professore Schiavo, alla professoressa Giusy De Marco, alla professoressa Cristina De Marco, al professore Cuono. Grazie mille che ci siete sempre vicini, sempre. Venite a trovarci e ci fa tanto piacere. Grazie a tutti i compagni di classe, grazie a tutta l'orchestra, grazie alla dirigente che si attiva sempre nel ricordo di mio figlio. Grazie alla comunità di Agropoli che anche con uno sguardo per strada, tanta gente ci abbraccia e grazie, grazie a tutti. Biagio, se potesse ringraziarvi, lo farebbe di cuore. Grazie ancora a tutti, grazie. A Biagio, sei ancora qui tra noi, con le persone che hanno avuto il privilegio di incontrarti e inevitabilmente di volerti bene. Niente è più facile che amarti.
ti ricordiamo oggi per quell'infinito amore che hai saputo accendere nei nostri cuori e che il tempo non riuscirà mai a spegnere. Sappiamo che ci stai guardando oltre le nuvole, nell'immenso blu del cielo, con un sorriso discreto e uno sguardo dolce. Noi siamo qui, insieme, e rendiamo omaggio a te, alla bellezza della tua anima, alla passione per quel mare su cui navigavi con il corpo e coi pensieri. Ci hai fatto dono delle tue emozioni, della tua arte, della profondità dei tuoi pensieri, della tua vita troppo breve eppure straordinariamente intensa. Ci piace pensare che quando calerà la notte ti siederai sul molo che oggi sarà a te dedicato. Guarderai il mare, poi il cielo, le nuvole, l'infinito. Ti sembrerà di sentire le note dei tuoi compagni, gli applausi, le parole gentili e commosse, e così ti sentirai ancora una volta stretto in un grande abbraccio, al sicuro, qui e oltre le nuvole. Grazie, Biagio. Biagio era, buona parte del suo tempo lo trascorreva sui nostri pontili, su questo molo che oggi gli è stato dedicato. Quindi l'unica cosa che posso dirvi è che per noi Biagio rappresenta una speranza ed un esempio. L'esempio sono i ragazzi che sono qui oggi con i loro strumenti e che quindi ci danno la speranza e la forza per continuare a fare quello che noi facevamo con Biagio. Biagio era il nostro futuro, perché in lui rappresentava per noi la prosecuzione di tutte le nostre passioni, le nostre attività. E quindi oggi siamo sì contenti perché siete in tanti e questo ci fa molto piacere, ma soprattutto ci fa tanto piacere perché sono tanti ragazzi. Guardo il cielo e ammiro la sua immensità. Guardo il cielo e ritrovo l'essenza dell'essere infinito che è in me. Osservo l'azzurro striato dalle nuvole, ora sottili, ora immensamente morbide, leggere essenze di una vita che scorre inesorabile ed eterna. Nuvole di cielo sopra di me e mi ritrovo ad osservare figure immaginarie, battaglie d'eroi, volti sacri che dominano dall'alto dei cieli. Voli di farfalle, giochi di bimbi, e la fantasia si arricchisce d'infinito, purezza dell'essere, in un mondo scuro e ostile. Guardo le nuvole e mi sento leggero, libero i pensieri, respiro la leggerezza dell'essere.